Lo ricordo, era il 79. Io arrivavo qui per la prima volta e Pierluigi mi chiese di fare un seminario. Allora mi sono informato, un teorico, astrofisica, plasma. Ero molto timoroso di questa cosa. Feci questo seminario facendo vedere anche delle equazioni, che appunto c'era un teorico, bisogna far vedere delle equazioni, ero sperimentale. E Pierluigi l'ha capite. Ha capito cosa voleva dire? Io avevo scritto le equazioni statiche e dinamiche di una deformazione di un cristallo liquido, il sistema anisotropo, e lui ha capito cosa voleva dire quello. Ah, caspita, allora abbiamo un linguaggio comune su queste cose. Poi veniamo tutti e due dalla scuola francese, Pierluigi da Meudon, io da Orsay, la scuola di Pierre Gilles de Rennes, e insomma qualcosa tutto sommato ci poteva mettere in comunicazione. E poi con il tempo io ho capito che cos'era, che siamo tutti e due fisici aristotelici, nel senso che la filosofia, la fisica, è la filosofia della natura, cioè che si deve occupare di tutti i fenomeni della natura e delle modifiche che avvengono nella natura, sia per cause naturali che per cause antropiche. Da questo punto di vista della definizione ci siamo ritrovati subito a parlare di qualsiasi cosa in cui il fisico doveva intervenire. Questo doveva ovviamente compreso il tentativo di cambiamento dei dati strutturali dell'ambiente in cui si viveva, e questa è stata una cosa portante, per cui questo ci ha portato a essere sempre critici su quello che avveniva a partire dalla nostra università, oltre che della società, perché possiamo dire che siamo amici, siamo diversamente amici, adesso una coppia di fatto siamo stati per tanti anni, non è che ci invitavamo a casa, così, però ci si capiva, e questa è la cosa più importante. Allora stavo dicendo, sempre con questo spirito fortemente critico, eravamo giovani imberbi quasi, quando ci opponevamo al più grande rettore che c'è stato qui, Pietro Bucci, ci siamo opposti tanto a costringerlo a fare un cambiamento di gestione, una svolta di gestione, un rettore. Noi eravamo giovane assistente, precario, eravamo veramente nulla. E poi credo non abbiamo mai votato un rettore in carica. Poi, però poi, diciamo, in qualche modo, soprattutto Pierluigi da questo punto di vista era molto più bravo di me, siamo riusciti a far capire che certe cose erano non nostre idee, ma erano in qualche modo oggettive, platoniche da questo punto di vista, delle cose che dovevano essere fatte per andare in una certa direzione. Qual era la direzione? Sia per la nostra origine che per il modo appunto di ragionare, Pierluigi ha sempre impostato il modo di fare, io non parlo della ricerca perché non ne capisco niente di plasmi, però il modo di fare la ricerca in un modo, diciamo, che era evitare l'autoreferenzialità, cercare l'inserimento nazionale e internazionale, perché la ricerca non si fa in un posto anche al massimo livello. Terzo, il fare massa critica, il fare gruppo, perché a parte i geni, la ricerca si fa soltanto in un team che discute, che collabora, e questo team a sua volta deve essere inserito in una cerchia nazionale, in una cerchia internazionale, e soltanto dal rigore di questo tipo di comportamento ci può essere una crescita. Allora, questo è un faro che ha sempre mantenuto e che in qualche modo poi si vede, nel senso che il genio può fare delle grandi scoperte, ma potrebbe non lasciare un'eredità. Nel momento in cui invece la stella polare è formata a quest'altro modo di vedere le cose, probabilmente si lascia un'eredità, dove eredità vuol dire un posto in cui si può continuare a fare ricerca anche dopo che lui insomma, si va in pensione, insomma, il cervello non va tanto in pensione, quindi anche dopo si può continuare a fare con altri attori, ecco, ma soltanto se si mantiene quel rigore, quel rigore interno ed esterno.
E su questo poi io devo ricordare, insomma, siamo stati un po' una mente e un braccio armato tante volte con Pierluigi, ma abbiamo fatto delle cose a volte proprio perché pensavamo che andassero fatte. Una facoltà, per esempio, l'abbiamo diretta in modo collegiale, ci metto anche Mauro Ghedini, facendo delle cose veramente innovative. Purtroppo poi, diciamo, un po' le riforme, un po' l'inerzia, la viscosità ha fatto sì che certe cose fossero poi con il tempo decadute, però diciamo sono state esperienze importanti che secondo me anche quelle hanno lasciato il segno, che poi sono state assunte da alcune delle riforme, insomma, infatti a partire dai dipartimenti versus le facoltà, eccetera eccetera. Ecco, io penso che l'insegnamento di Pierluigi possa essere, non stiamo facendo celebrazioni, però bisogna in certi momenti mettere punti fermi e dire va bene, siamo arrivati qui, dobbiamo andare oltre. Ecco, io credo che quello che Pierluigi, dobbiamo riconoscere a Pierluigi, è stato questo, il rigore nelle cose che io non sempre capivo perché a volte era un po' più, però gli do atto. Capire le cose veramente importanti di sistema. All'inizio, per esempio, lui penso non capisse cos'era una facility a un certo livello, e poi diciamo nel momento è un paladino del fatto che questa università possa avere una o più facility, perché adesso poi si parla anche di altre antenne, altre cose, e che diventa un dato distintivo, diventerà un dato distintivo di questa università, questo fatto che rispetto al sistema nazionale, al sistema internazionale, noi abbiamo qualcosa di caratteristico da vendere in qualche modo. Ecco, questo è un, non chiamiamo lascito perché è una parola, però è un qualche cosa che rimane. E io ringrazio Pierluigi di questi 40 anni di questo rapporto de facto importante, e niente, gli auguro una buona pensione con tanto lavoro. Bene, grazie. Questo luogo non è fatto solo da docente ma anche dal personale tecnico, e quando sono diventato io direttore ho trovato praticamente già tutto fatto da questo punto di vista. E Gaspare Pecore, che è l'attuale segretario del dipartimento, potrebbe dire due parole sul rapporto col il direttore. Io il dipartimento di fisica è stata la mia prima e unica sede di lavoro all'Università della Calabria. Infatti ho preso servizio al Dipartimento di Fisica nel 1987, e dopo 30 anni, perché sono passati poco più di 30 anni, posso dire sicuramente che non poteva esserci una sede, un'assegnazione diciamo migliore, una sede di lavoro migliore. Questo perché ho trovato al Dipartimento di Fisica un gruppo di persone unito che è fatto dal personale tecnico, dal personale amministrativo, dal personale di biblioteca e anche dal personale docente e ricercatore. Il gruppo era tutto unito, e come dire, la stima, il rispetto reciproco, la fiducia reciproca erano sempre, sempre presenti. E in questa condizione, questa situazione era, come dire, soprattutto dovuta alla capacità aggregante, molto aggregante del professor Veltri. Io quando sono arrivato era direttore del dipartimento, quindi per tanti anni, anche dopo, è stato direttore del dipartimento, ma al di là del ruolo il professor Veltri è sempre pronto a sostenere tutti, a impegnarsi nell'affrontare le problematiche che chiaramente ci sono. E questo clima, questo ambiente ha determinato che il fatto che il personale tecnico e amministrativo si è impegnato veramente tanto per far crescere il dipartimento, e questo ha determinato di fatto anche una crescita personale, professionale del personale.
E in questi 30 anni tutto il personale tecnico amministrativo poi ha avuto anche un'adeguata crescita. Vabbè, prima si è parlato degli anni, fine anni 70, 2010, io vorrei parlare invece, insomma, come dipartimento di un periodo importante, del risultato raggiunto grazie al professore Veltri, diciamo, all'epoca impegnato fortemente su questa cosa, e mi riferisco ultimi anni 80, inizi anni 90, cioè l'autonomia amministrativa e finanziaria del Dipartimento, quella prevista dal DPR il 382 dell'80, quindi fine anni 80, quindi inizi anni 90, che in qualche modo hanno coinciso anche con il mio lavoro al Dipartimento, si è data attuazione pratica all'autonomia appunto amministrativa e finanziaria del Dipartimento. In quel periodo l'impegno fu veramente notevole per cercare, e grazie a Pierluigi l'abbiamo raggiunto, per cercare appunto di costruire una struttura amministrativa e tecnica che in qualche modo fosse di valido supporto anche per le attività di ricerca. E in quel periodo, diciamo, diverse, tante sono state le procedure che sono state amministrative, che sono state standardizzate, uniformate, create. È partita anche l'automazione della contabilità in quel periodo del Dipartimento. Quindi per me lavorare insieme a Pierluigi, al professor Veltri, è stata veramente una fortuna, un'esperienza veramente unica, e questo per il suo modo di lavorare, costante, metodico, ordinato, che di fatto riflette la sua personalità di persona trasparente, sincera, corretta, e che merita tanta, tanta stima. Io finisco ringraziando, non posso altro che ringraziare Pierluigi per questa cosa, e credo di poterlo fare anche a nome di tutto il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento di Fisica, per essere appunto Pierluigi un esempio, un riferimento, una guida da tenere sempre presente. Grazie Pierluigi. Bene, se mi date solo 3 minuti, perché oltre ad essere il direttore del Dipartimento sono stato uno dei primi studenti di Pierluigi, e sicuramente il primo che poi ha avuto una carriera. Sono 40 anni. 40 anni e ci sarebbe molto da dire per ringraziarlo, ma la cosa si può riassumere semplicemente dicendo tutto quello che lo devo a lui. E tanto per capire, nel 76 il primo ricordo che ho, dopo aver fatto il corso del secondo anno di elettromagnetismo, una mia amica dell'epoca, che l'aveva sentito in una qualche assemblea pubblica, non so che cosa, non ricordo cosa, in un'assemblea pubblica l'aveva sentito, è venuta da me e mi ha detto: devi chiedere la tesi sicuramente a Pierluigi, perché è una delle persone più umanamente più in gamba che io abbia mai sentito, eccetera eccetera. E dopo proprio nel corso, sono andato da Pierluigi, ho detto: scusi, io vorrei fare la tesi. E lui mi diede da fare qualcosa sull'accelerazione di particelle nei BAST di tipo 1. E poiché appunto dopo qualche anno ho capito l'importanza di questa cosa, e visto che una persona che ti dà un consiglio buono che vale per la vita, bisogna tenere la cara, quell'amica è ora mia moglie, quindi è stata lei che mi ha ricordato questa cosa ieri sera, dice: io sono stato a dirti di andare a Medicamera. Hai ragione, la memoria è così. Comunque ho avuto la fortuna appunto di avere una stretta collaborazione con Pierluigi. Devo dire che la cosa si è svolta attraverso un costante confronto giornaliero con lui. Un costante confronto giornaliero, tutto quello che è successo nella mia carriera, tutto,
praticamente tutto, tutto quello che è nato, tutto quello che ho fatto, tutto quello è frutto di questo confronto. Qualcuno scherzando dice non vai manco al bagno senza prima discutere con Pierluigi, dico ok, lo ammetto, non vado manco al bagno senza prima aver discusso con Pierluigi. Perché capisco che questa è una cosa molto importante. Senza questo confronto continuo, anche sulle piccole cose, tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è nato, non sarebbe stato possibile. Anche le mie incursioni in ambiti scientifici lontani dalla fisica, dei plasmi, sono anche il frutto questo di un confronto con Pierluigi. E senza questo confronto la mia carriera sarebbe stata sicuramente molto più povera. Questa cosa credo che sia paradigmatica e credo che sia anche una indicazione per cui più giovani, il titolo del convegno è 2020 and Beyond. Credo che il merito e la grande qualità di Pierluigi, come hanno detto tutti, è l'attenzione continua a dare una risposta concreta a tutto. Dalle cose più minute alle grandi strategie, la pazienza con cui mi ha sopportato e ci siamo sempre confrontati su tutto, e la capacità sua di entrare in profondità nei problemi, di indicare comunque sempre una soluzione, sempre e comunque. Il punto di forza mio di questo confronto è aver chiaro che si cresce solo così, solo con un confronto, solo con un confronto continuo e maliero. Bisogna fare riferimento continuo uno all'altro. Questa è stata la vita, questo è stato questi 40 anni per questo voglio ringraziarlo, per avermi fatto crescere non solo a livello scientifico, non solo a livello gestionale, ma anche come persona, potenziando e valorizzando quel pochino che c'era, insomma. Grazie veramente per questo. Lots of future years of work for Pierluigi, and I said what I think will be, in my opinion, the most interesting development in plasma physics in the future years, but this is my personal point of view. But then if you read Hamlet, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt in our philosophy. So possibly I'm totally wrong. Okay. Sono molto contento di essere qui insieme a voi per fare festa a Pierluigi. Comincio con qualche considerazione personale. In realtà il periodo di sovrapposizione a Pisa come studente con Pierluigi è stato piuttosto breve. Agricola e cominciavo gli studi, lui era già a livello di perfezionamento. Poi ci siamo separati come sovrapposizione, lui è andato a Meudon per un paio d'anni e quando Pierluigi ha cominciato a insegnare qui in Calabria, io ero negli Stati Uniti. Sembra una cosa quindi occasionale questo incontro iniziale, in realtà per me è come se avessi sempre conosciuto Pierluigi, cioè quando ci vediamo è come che fossimo stati a scuola insieme, partecipi degli stessi corsi. E forse questa affermazione è legata al fatto che ci siamo visti regolarmente su una serie di workshop che molti di voi presenti ricorderanno sui plasmi astrofisici con cadenza circa annuale. Un momento di formazione, nel senso che questi incontri erano del tutto informali, ci raccontavamo i problemi di fisica su cui ognuno di noi stava lavorando e cercavamo di chiedere aiuto sulle cose che stavamo facendo. E vorrei esprimere veramente un sentito ringraziamento a Pierluigi per il grandissimo contributo che ha dato alla nostra università. Io lo conobbi ormai sono quasi 20 anni nell'ufficio di presidenza di scienze e fui immediatamente colpito, diciamo, dalla straordinaria lucidità che aveva, veramente rara, nell'analizzare i problemi, l'estrema chiarezza nel proporre soluzioni convincenti
spesso risolutivo, diciamo, in quel consenso. Ricordo che rimasi veramente profondamente colpito, insomma, da questa sua capacità e talento, di cui abbiamo tutti beneficiato direttamente o indirettamente, perché questo è accoppiato da un grande senso dell'istituzione, spirito di servizio, quindi l'ha messo a disposizione di tutti in questi anni, dal Dipartimento, l'Ufficio di Presidenza, culminando poi in un ruolo importantissimo che lui ha avuto in Consiglio di Amministrazione in questi 6 anni. Sapete, sono stati degli anni molto difficili e devo dire che è stato veramente importante in alcuni momenti il fatto che Pierluigi abbia saputo tenere la barra dritta e ci ha messo al riparo, diciamo, tutti noi dal fatto che la barca dell'università potesse quasi debordare in alcuni momenti. Quindi veramente dovendomi accingere, diciamo, a guidare l'università nel prossimo sessennio, gli sono profondamente grato per tutto ciò che ha fatto. Mi associo e rilancio, diciamo, l'auspicio del collega Pegoraro, cioè gli auguro tanti anni di futuro lavoro, duro lavoro, ma non solo nella ricerca. Io spero che continui a dare il suo contributo, a tutto tondo, diciamo, all'Ateneo, e quindi tutta la comunità potrà valersi dei suoi saggi consigli, e anche il nuovo rettore. Grazie. Say how happy I am to be here. Actually, I have a lot of things to say about Pierluigi, because as Pierluigi knows, we've been in many different contexts together. I think the most important thing I want to say is I remember the first time I came here when practically nothing was working. There was everything was on the shoulder of very few heroes that were carrying on this institution. And looking at the room, I think that have raised or have produced so many excellent scientists and having built a group that is well known around the world and is referred by a lot of people is really something that I must say I was not expecting back 40 years ago. So that, I think, is really something that is the big merit of Pierluigi, apart the fact that we have been discussing and working together on very, very different issues. One of them is this, the coronal heating. And some of the things that I will be describing today is coming from discussion with, actually, I think Pierluigi, we have even written a paper on coronal heating with Ciccio Marara, but also from the plasma astrophysics meetings where it was a beautiful place where, at least me, I was learning a lot of things. E allora, caro Pierluigi, amico del giovane delle stelle, noi ti ringraziamo per il prezioso lavoro che hai svolto con professionalità, amore e dedizione. Però, come ti dicevo, non ti illudere, perché questa collaborazione non finisce qui, perché, come puoi leggere, le passioni, quelle vere, non vanno mai in pensione. E tutto questo che io ho scritto qua, te lo vogliono dire Marco e Vittoria sono i due dei cinque degli italiani che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia. Marco frequenta il secondo liceo, lei il terzo liceo, partiranno il giorno 19 per un paese strano della Romania, dove speriamo ritornino con qualche medaglia. Allora, loro hanno pensato che ti devono dare questo. E per te questo? Ah. Oh, capito? Foto con Angela, ecco, anche con loro e con Marco.
Mettiti dall'altra parte. Che carino. Gira la targa. Mettiti un pochino, sennò sembri gigante. Qui indietro, guarda. Perché queste lenti si deformano parecchio. Facciamo un'altra per sicurezza, sorridente. Ok. Grazie. La regia mi dice di metterli al centro. Al centro tu? Forse. Vai. Sì. Basta, siamo a posto. Ecco, grazie. Bravo. Se qualche domanda. Grazie per Luigi. No. Volevo fare dei commenti io un momento. Innanzitutto volevo ringraziare Angela perché svolge veramente un enorme lavoro di formazione in regione, usa l'astronomia come un mezzo di formazione anche dei ragazzi, di buoni cittadini, di persone che poi hanno una coscienza critica. Mi è capitato di paragonare il suo lavoro a quello di un oratorio laico, in cui invece di trovare il ping pong e il biliardino si trova il planetario o un telescopio, ma sono mezzi che le permettono di stare in mezzo ai ragazzi, di raccoglierli, di dirgli quali sono i valori reali che poi uno si troverà nella vita, la conoscenza, la capacità critica, cose di questo genere, e in questo modo ha formato generazioni di ragazzi. Non è i risultati che ha presentato oggi, i ragazzi che hanno vinto quest'anno le Olimpiadi nazionali, non è una fluttuazione, è il dato di tutti gli anni. Diciamo, tutti gli anni ci sono migliaia di ragazzi calabresi che partecipano alla fase iniziale, ci sono almeno metà. Scusa, con tuo grande dispiacere, perché devi correggere i compiti. Sì. Dillo, almeno dillo. Metà di quelli che vincono le Olimpiadi nazionali, che vengono dalla Calabria, e questo grazie al fatto che poi intorno al planetario che lei dirige c'è una scuola di formazione, cioè questi ragazzi, dopo la prima selezione vengono seguiti, vengono accompagnati, vengono preparati anche alla fase nazionale, e poi molto spesso la fase di preparazione degli internazionali si svolge in Calabria a Stilo, dove vengono concentrati i ragazzi italiani che hanno superato la fase nazionale e che devono partecipare. Questa volta sarà in Romania, l'anno prossimo credo che sarà addirittura a Matera, in Italia, ma vengono concentrati a Stilo, dove grazie anche al lavoro che fa Angela da anni, vengono preparati anche alla fase internazionale delle Olimpiadi, dove ottengono dei eccellenti risultati. L'unica, quindi io credo che questo, la materia è presente. Sì, sì, ci saranno Franco Valentini e Antonella Greco che daranno una mano all'organizzazione della fase nazionale a Matera, perché hanno dato la loro disponibilità. Io credo che questo dipartimento, questa università e anche tutta la Calabria deve molto a Angela Mesiano, e di questo volevo ringraziare. Io invece devo molto a voi. Perché vedete,